Mongofoglia e il viaggio sostenibile. Ciao, io sono Mongofoglia, una mongolfiera le cui foglie assorbono tutto ciò che inquina l'aria. L'importanza degli alberi. Grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico, assorbendo l'anidride carbonica e contribuiscono alla pulizia dell'aria, incamerando inquinanti come ozono, ossidi di nitrogeno e biossidi di zolfo. L'aceroliccio. L'aceroliccio è un albero che raggiunge un'altezza di 20 metri, caratterizzata da un tronco slanciato e diritto e foglie di grandi dimensioni, tra i 10 e i 15 centimetri. Ogni albero di aceroliccio è in grado di assorbire fino a 3.800 kg di CO2 in 20 anni e ha un'ottima capacità complessiva di mitigazione dell'inquinamento e di abbattimento delle isole di calore negli ambienti urbani. Perché riccio? Perché la punta delle foglie è spesso ricurva. Aiutaci anche tu a far nascere tanti aceroliccio. Basta un piccolo semino per dar vita a questo splendido albero, che ci aiuterà a rendere l'aria più pulita. Le foglie. La clorofilla cattura l'energia del sole, trasformandola in energia chimica. A sua volta, questa energia, prodotta attraverso il processo di fotosintesi, serve per trasformare l'anidride carbonica assorbita dall'aria in zuccheri carboidrati, ovvero il nutrimento fondamentale per l'alimentazione delle piante stesse. Le mie foglie sono come un aspirapolvere, aspirano l'inquinamento nell'aria, trasformandolo in aria pulita. Con il tuo aiuto il nostro viaggio sostenibile potrà fare il giro del mondo. Ecco un video che riassume tutto il nostro viaggio sostenibile. Continuiamo il nostro viaggio e a rispettare l'ambiente.